Sembra che stiamo un po' ribilanciando la visione sul cliente finale, sulla fruibilità per il cliente finale di tutta una serie di servizi, di vantaggi. E questo sinceramente mi fa piacere, mi sembra che sia una cosa anche importante. Ma tutte le utilities hanno un progetto da fare, lo smart metering multiservizio. Possono cogliere l'opportunità dell'internet delle cose come tecnologia che arriva, trend molto importante, mettendo insieme le due cose. Quindi trasformare uno smart metering che sarebbe solo un efficientamento di processo interno in una nuova opportunità, costruendo le città intelligenti e digitali del futuro, mettendo insieme lo smart metering con l'internet delle cose e dando infrastrutture metropolitane abilitanti alle città per diventare intelligenti, digitali ed evolute. L'Unione Europea ha lanciato una nuova strategia che si chiama Unione dell'Energia, fare in modo che ci sia più energia prodotta all'interno dell'Europa per consentire un prezzo inferiore per i cittadini e gli industriali. Per questo abbiamo bisogno di assicurare l'approvvigionamento energetico, assicurare un mercato fluido dell'elettricità e del gas, fare molto di più sull'efficientamento energetico, produrre 27% di energie rinnovabili e fare molta ricerca, sviluppo e tecnologie nuove. La Smart City mediante apparati di campo è pressoché pronta. La tecnologia RF consente di poter implementare questo tipo di attività con un semplice accorgimento sui canali di trasmissione. La filiera è una filiera complessa perché smart si comincia a ragionare dal contatore, che oggi ormai è tecnologia che si sta affermando, sta sviluppando e che avrà evoluzioni e si adatterà anche a quelle che sono le tecnologie di comunicazione che si affacceranno presto per l'internet delle cose, ma noi vorremmo risalire lungo tutta la filiera, quindi risalire lungo la catena di fornitura per consentire veramente che tutto il sistema integrato diventi più intelligente.